carissimo qui allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro dopo la tanta Italia a San Gallo venerdì scorso. Falk in porta e non Musovic, poi ne parleremo di questo avvicendamento. In porta Bergamaschi che sostituisce Bartoli, frattura del che ha disputato il mondiale, l'abbiamo conosciuta bene. Tore entra in area, un'occhiata in mezzo di poco alto sopra la traversa, un qualcosa a metà fra un tiro e un cross, chiede una deviazione. Quella quando hai una c'è però il fallo, i suoi danni proprio di Aslani. E bisogna stare attente perché tra l'altro la Svezia è una squadra che pressa molto e lo fa molto bene, recupera. Ecco la Bergamaschi, pallone per Cantore che lo prolunga. Poi ancora Lenzaria, difende il pallone, da bene per Giacinti, le esce sui piedi Falk, bravissima a scegliere il tempo. È un'Italia che Carolina non mi sembra, pallone adesso che è passato per Conerid, ma centra, si allarga invece Piemonte per far... Ne sono più che altro due giocatrici che corrono. C'è Aslani che alza, oddio, il pallone per la testa di Blackstenius, sopra la traversa. E lì... non serve niente. Mezzo Giacinti si gira e poi la conclusione di Guglielmo, ma il gioco era fermo. Gioco pericoloso di Valentina Giacinti che ha provato con limite dell'area Urtig e poi la conclusione, il gol di Conerid su un pallone vagante. Urtig è arrivata praticamente indisturbata, è potuta, esatto, arrivare nell'area azzurra. E qui la Svezia ovviamente non ha perdonato. Dunque in pallone per Blackstenius dal fondo, chiusa in angolo. Sì, Caruso per portarlo lontano, per giocarlo. Piccola, lo vedete, Anderson, arriva proprio lì il pallone, ma sulle su Caruso in qualche modo ci riesce Giuliano. Non ha problemi Falk. Anche un po' dall'arbitro Giuliano, subito la verticalizzazione, la girata di Giacinti sul fondo. Prego, no, Carolina. Sì, perché stavo dicendo che ancora una volta Sembran ha aperto sua in area, prova la conclusione, si è fatta tentare, ingolosire dal tiro. Ma ha fatto bene perché ha visto lo spazio, tra l'altro lei ha... Aria, c'è anche Galli, cross in mezzo, Giacinti non riesce... sulle tracce di Aslani che gioca... Va a cercare Giacinti esce al limite, c'è Aslani da quelle parti e poi va a scontrarsi con Di Guglielmo che ci mette il fisico, aveva perso il pallone, si danno il 5 Di Guglielmo e Linari. A Conerid è il tempo di andare al cross, la chiusura di Guglielmo. Tanto Cantore parte il cross sul secondo palo, il colpo di testa di Piemonte sbilanciata, non riesce ad indirizzare verso lo specchio. Per Piemonte ha provato a liberarsi. Palla che passa, ci mette il piede Lenzini e poi Angeldal sul fondo. C'è una deviazione però. Palla in mezzo all'area, poi c'è stata una deviazione di un... E qui invece si parla di Conerid in mezzo all'area per Blackstenius che per fortuna non è riuscita a... Caruso prova a girarsi e a sfoderare uno dei suoi piazzati. Questa volta non inquadra la porta, prolungarla e non c'è più tempo. E allora si va a riposo con la Svezia in vantaggio per 1-0, decide il gol di Conerid al 15°. Carolina Morace telegraficamente, sapevamo che non sarebbe stata facile, ma stanno rientrando adesso in campo, non so se ci sono cambi, non mi è sembrato di coglierlo. Allora andiamo subito da Sara Meni a bordo campo. Sara, ti chiedo anche Nations League, la Spagna ospita la Svizzera, finte di Conerid, prova a prendere il fondo, ci riesce, palla che passa, la chiude in angolo Svezia. Aslani di prima intenzione, la girata, il gioco Caruso, adesso un pallone di all'area, poi solita catena sulla sinistra, poi Urtig travolge Piemonte, tra fischiato parte Aslani. Aia. Esce a vuoto Giuliani, pallone dentro per Conerid, ha tentato la sterzata per andare sul fondo con il destro. Pembre compirà 17 anni e questa è la
conclusione di Aslani. Giuliani non trattiene poi il fallo di Blackstenius sulla conclusione di Aslani. Appoggio per Dragoni, adesso invece Blackstenius. Non c'è spazio per andare al tiro, va al cross, anzi era un tiro ed era anche ben indirizzato. Sì, c'è anche una d'angolo. Deviazione e c'è l'angolo. Che bella iniziativa di Cantore. Soffia Piemonte, Caruso stava per andare al tiro, la chiusura di Rubenson. Palla sul primo palo, allontanata di Guglielmo. Il palo l'ha colpita benissimo, immobile Falco. Bello. Per Caruso, prova a rientrare sul sinistro, viene chiusa, non le viene concesso neanche l'angolo. Intanto è ripreso, ne parleremo dopo. Bergamaschi, palla in mezzo, parte il cross sul secondo palo ed esce anche Conerid, l'autrice del gol che sta decidendo la partita. Su questo pallone che spiove proprio, eccolo qua, eccolo il pallone per Blackstenius, limite dell'area, ma si è alzata la bandierina anche per loro questa volta. Posizione di fuori gioco, tutto fermo interna. Tanto il cross di Galli, troppo sul portiere. In avanti anche Caruso, dentro di Linari, ora Dragoni, un'altra giocata. Maschi verso Beccari, cross. Non c'è fallo, anzi sì, c'è fallo, mi sembrava strano, ci ha pensato un attimo la signora Proikowska. Caruso che parlotta con Bergamaschi, è Caruso a battere sul secondo palo, non ci arriva nessuno. Si era inserita Linari, riesce a mettere in mezzo, no, non riesce a mettere in mezzo, il pallone era uscito. Con tutta calma esce Angeldal, viene anzi anche Slani e poi Janogi, cinturata da Bergamaschi. Allarga le braccia a Janogi per Blackstenius, la tiene lì Lenzini. Beccari per Cantore sul fondo. Momento. Tanto il cross per Girelli sul fondo. L'aveva trovata la testa di Paral, cross sul primo palo però. Palla per Bergamaschi, la chiusura di Eriksson. Cantore, il cross per Girelli, anche in area svedese, va Caruso sul primo palo, pallone allontano. Parte anche il cross per Girelli, peccato. Non ci arriva. Ora l'Italia, Lenzini, adesso parte il traversone, messo Fibling e alla fine Gama spazza. Da Sembrant arriva anche il triplice fischio della signora Proikowska, dunque la Svezia vince e spugna il campo dell'Italia, il Teofilo.